L'articolo di cronaca è un resoconto il più possibile dettagliato e oggettivo di fatti reali accaduti di recente che hanno un interesse pubblico. Lo scopo è informativo. L'intento primario dell'autore è fornire una ricostruzione oggettiva e completa di un fatto di cronaca. Il resoconto del giornalista fornisce, in maniera articolata e logicamente strutturata, le risposte a 6 domande chiave, le 5 V più H. What, che cosa è accaduto? Who, chi sono i protagonisti del fatto o dei fatti? Where, dove, il luogo o i luoghi in cui si sono svolti i fatti? When, quando, il momento e le circostanze in cui si sono svolti i fatti? Why, perché? Quali sono le possibili cause del fatto o dei fatti e perché si sono verificati? La sesta domanda, how, riguarda la modalità di svolgimento dei fatti. Il giornalista riferisce come si è svolto, come si sono svolti più precisamente il fatto o i fatti. Nella sua forma standard, l'articolo di cronaca si suddivide in 3 sezioni fondamentali. La prima è il lead o attacco. È in sostanza un breve paragrafo iniziale che fornisce una sintesi essenziale del fatto secondo lo schema delle 5 V. Nell'articolo Piccoli archeologi, grandi scoperte, il lead corrisponde al paragrafo iniziale e, come si può vedere, contiene una sintesi della notizia elaborata secondo lo schema delle 5 V. La seconda sezione è costituita dal corpo centrale. Qui il giornalista riprende le informazioni presentate nel lead e arricchisce il resoconto con altri dettagli, rispettando sempre lo schema delle 5 V più H. Nel corpo centrale dell'articolo che abbiamo preso come esempio, il lettore viene a sapere nel dettaglio che cosa hanno scoperto i nostri archeologi in erba e come hanno reagito di fronte all'inaspettata scoperta. La terza sezione è la conclusione. Qui il giornalista può riagganciarsi al lead, alla parte iniziale, e proporre un breve commento, giudizio o anche ironico, oppure lanciare una provocazione o uno spunto di riflessione. Nell'articolo sugli archeologi in erba, il giornalista, nella parte conclusiva, commenta in maniera ironica la testimonianza di uno dei bambini.